L'ha ucciso una folata di vento, o forse un errore in fase di atterraggio che lo ha fatto precipitare a terra ad altissima velocità. Pietro Taricone è morto all'ospedale di Terni dopo un intervento chirurgico di oltre 9 ore, durante il quale i medici le hanno tentate tutte per salvargli la vita. Troppe le lesioni interne alla testa, accompagnate da gravi emorragie. Il tragico schianto è avvenuto sotto gli occhi della moglie, la modella polacca Kasia Smutniak, anch'essa appassionata di paracadutismo, e della figlia di 6 anni, Sophie, all'aviosuperficie di Terni, luogo del quale era un abitué, dove aveva effettuato decine di lanci. Nel dicembre scorso la Smutniak aveva avuto un incidente proprio durante il lancio. Il paracadute non si era aperto, ma era riuscita comunque ad arrivare a terra illesa, aprendo quello di emergenza. La procura di Terni dovrà ora stabilire quali siano le cause dell'incidente. Secondo i testimoni, le più probabili sono l'errore umano, in particolare un ritardo nelle operazioni di frenata, oppure un colpo di vento traditore. Taricone, 35 anni, aveva conosciuto la popolarità grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello. La sua passione per la palestra, insieme alla storia con la compagna di casa, Cristina Plevani, l'avevano reso il vero personaggio del reality. Da lì l'avvio della carriera, soprattutto nelle fiction, da Distretto di Polizia a Tutti Pazzi per Amore. Aveva recitato anche in alcuni film, sul set di Radio West nel 2004, aveva conosciuto la Smutniak, che poi sarebbe diventata la sua compagna e la madre di sua figlia. Ragazzi, una figata. Questa volta me la sono goduta da paura, grazie. Dietro, uno. Dai che sei lì. Sulla grande grazie. Vai, grazie. Riccardo, stringi? Allora, wow. Aspetta che c'ho il giallo pure. Grande Petronio. Grande Ric, grazie. Questa volta me la sono goduta proprio. Patata, patata. Vai. Andata, andata. Non so divertire. Patata, patata, Ricca. Mi chiede la bimba? Vai! Grazie!